Allora, anche i comuni nella lotta alle frodi, agli illeciti su Superbonus e bonus edilizi in generale. Questa è la premessa importante. Cerchiamo di capire in questo video, notizie di questi giorni, quindi maggio 2024, come avverranno questi controlli, chi li farà, su che cosa si andrà a far leva. Insomma, cerchiamo come al solito con parole semplici di commentare e capire la portata di questa nuova notizia. Prima di partire, come al solito, mi presento, mi chiamo Massimiliano Allievi, sono un dottore commercialista e per tutti i dubbi, per tutte le domande, qui nei commenti. Se poi ti piacciono queste tipologie di contenuti, mi raccomando, sostienici, iscriviti al canale, mettici un bel like, perché come vedi, giornalmente mettiamo degli approfondimenti su tasse, bonus, controlli fiscali e quant'altro, quindi argomenti che riguardano tantissime persone e argomenti che non sono sempre facili da comprendere, mentre l'obiettivo di questo canale è quello di rendere il più semplice possibile questi argomenti alla portata di tutti. Detto questo, cerchiamo di commentare la notizia appunto di questi giorni, maggio 2024. Sostanzialmente, che cosa si è detto? Beh, bisogna andare ancora più in profondità nei controlli. Bisogna cercare di, siccome il Superbonus è costato tantissimo, almeno di andare a scovare, a prendere quelli che Superbonus, bonus facciate, bonus edilizi in generale se ne sono approfittati. Notizia tra l'altro contemporanea in questi giorni c'è stato un sequestro, credo di 1 miliardo di euro di crediti fiscali derivanti soprattutto forse da bonus facciate di roba fatta frodi sostanzialmente, quindi potenzialmente ipoteticamente frodi, nel senso poi bisognerà ovviamente appurare la cosa, ma sembra su edifici non esistenti, fatture false, insomma, comunque si sta cercando di approfondire il più possibile i controlli su un qualcosa che è stato sfruttato tantissimo negli ultimi tempi e che è costato tantissimo. E per quello è stato detto, beh, perché non mettere in campo anche i comuni che sono sul territorio, sono lì, vedono, ci sono gli uffici comunali, cioè c'è maggiormente modo, idealmente, di andare a scovare almeno quelli che sono le frodi di grande entità. Ecco, quindi appunto edifici non esistenti, in teoria gli uffici comunali potrebbero, avrebbero maggior possibilità di scovare eventuali frodi appunto da bonus edilizi su edifici che poi no, in realtà non ci sono. E quindi che cosa è stato detto? Per incentivare i comuni in questa compartecipazione alla lotta all'evasione e alle frodi super bonus e in generale bonus edilizie, perché poi è venuto fuori le statistiche che alla fine le frodi super bonus sono una piccola percentuale di quelle che in realtà sono le frodi che vengono fatte sui bonus edilizi, soprattutto è stato fatto sul, sembra, bonus facciate, però si dice super bonus, ma in realtà il grosso da andare a prendere è sugli altri bonus. Ma detto questo, comunque è stato detto, beh, diamo ai comuni una parte di quello che si recupera in modo da creare un incentivo al controllo. Una parte che cosa vuol dire? Il 50% era idealmente il 30% da riservare ai comuni, poi è stato detto: no, beh, ma aumentiamo questa percentuale, diamo al comune il 50%. E un ragionamento simile viene fatto su gli accertamenti di molte imposte, quindi anche sull'accertamento di molte imposte. Nel momento in cui il comune accerta e riesce a recuperare certe cifre, una parte va al comune e una parte torna allo Stato, oppure addirittura tutto rimane al comune. In questo caso si è detto 50 e 50, quindi ipotizziamo una frode bonus facciate da 1 milione di euro, viene scovata, viene recuperata, mezzo milione va nel bilancio del comune e mezzo milione va sostanzialmente, sembra da quello che si legge, allo Stato. Quindi sarebbe un forte incentivo perché da una parte lo Stato andrebbe a recuperare grosse somme con l'aiuto di persone sul territorio, piccoli comuni con l'ufficio comunale sul territorio, e dall'altra il comune avrebbe comunque un incentivo a dire: beh, cavoli, su cifre importanti andrei a incassare. E i bilanci comunali non sono ultimamente rose e fiori, quindi sono sempre meno le entrate comunali, quindi anche avere l'opportunità di andare comunque
a in qualche modo sostenere il bilancio comunale con queste entrate non è cosa da poco. È chiaro che però obiettivamente ci sono anche tanti rovesci della medaglia, quindi la prima cosa che molti comuni hanno detto: sì, noi potremmo anche essere incentivati, però abbiamo un problema di personale. Cioè, qui le persone in comune sono queste, sono sempre di meno perché le assunzioni sono sempre più limitate, ci sono sempre più pensionamenti. Quello che dovrebbe andare a intervenire, secondo quello che è stato detto, è l'ufficio tecnico, ma l'ufficio tecnico è già staffato, tra virgolette, è già impegnato in mille altri lavori. Come potrebbe essere realmente possibile che l'ufficio tecnico si dedichi effettivamente anche a questo? Vuol dire che alcune persone, anziché fare i lavori di prima, dovrebbero fare un altro lavoro, ma sono già in difficoltà, sembra, con i lavori routinari che vengono fatti tipicamente. Potrebbe essere difficile che effettivamente venga fatto anche un lavoro di questo tipo. E dall'altra parte, sembra, dai primi commenti che vedevo sul giornale, c'è anche un tema comunque politico di dire: sì, però nel momento in cui il comune, per quanto giusto, inizia a controllare di qui e di là, c'è un tema, non dovrebbe essere così, ma di, come dire, sostegno politico da parte dei cittadini che dicono: sì, però non piace, ecco, tra virgolette, mettiamola così, anche se appunto non dovrebbe essere, secondo me, così, nel senso che nel momento in cui si scovano frodi, si scovano comportamenti illeciti, ne va a vantaggio della comunità, quindi dovrebbe essere una cosa che in teoria il cittadino con la testa sulle spalle dovrebbe dire: ben vengano, nel senso che uno dice: ok, se gente ha speso per il superbonus in maniera corretta, niente da dire, era un beneficio, un'agevolazione fiscale, c'era, è giusto chi l'abbia sfruttata, l'abbia sfruttata. Ecco, però dall'altra parte uno dice: se ci sono state delle frodi, ci sono stati degli illeciti, è giusto andarli a colpire. Però c'è un tema comunque di sostegno politico, che soprattutto un problema politico di consenso, che soprattutto secondo me nei comuni più piccoli rischia di essere un boomerang. Lo è già stato, perché appunto, ripeto, questa cosa c'è già per accertamenti su tanti tributi, tante imposte, e si vede che erano uscite le statistiche. In realtà poi in sostanza pochi comuni avevano fatto un'attività di accertamento pesante, perché appunto c'è probabilmente un problema di scarsità di risorse e secondariamente un problema politico di consenso, che nel momento in cui si è lì con il fucile puntato nei confronti di problematiche come questa, poi si rischia di perdere il consenso, anche se, ripeto, a mio modo di vedere non dovrebbe essere così. Però detto questo è lo stato dei fatti, quindi 50% dei comuni da adesso in avanti, quindi il vero punto di domanda è: che cosa succederà nei prossimi mesi? I comuni andranno realmente, scaveranno e cercheranno di trovare quelle che sono, almeno dicono i primi articoli, le frodi di maggiori dimensioni, oppure si tratterà di una norma come tante altre in passato che poi fondamentalmente non ha un'applicazione pratica? Fammi sapere che cosa ne pensi tu nei commenti di questa cosa. Come al solito, grazie per l'attenzione. Se avete bisogno di una consulenza sul vostro caso specifico, superbonus o bonus edilizi, mail info@studioallievi.com. Grazie come al solito per l'attenzione e una buona giornata a tutti.